Tutto il paese oggi si è riunito nella parrocchia di Maria Santissima Assunta per l'ultimo saluto a Raffaele Mazzamati, deceduto domenica scorsa a soli 35 anni nell'incidente avvenuto sulla provinciale 222 tra Ozegna e Rivarolo. Un funerale commovente, parenti e amici, la squadra di calcio Balilla, grande passione di Raffaele, si sono stretti intorno ai familiari, la mamma Isabella, il papà Vincenzo, le sorelle Maria Concetta e Carmen e i fratelli Gianni e Antonio. Un momento difficile da superare. Un dolore difficile da accettare per i familiari e gli amici. Commovente l'omelia di Don Stefano Teisa, che ha cercato di portare parole di conforto a tutti coloro che conoscevano Raffaele e che ora soffrono per la sua perdita. Said